piacere. Dimmi quello che vuoi, ma non buongiorno. Dimmi qualsiasi cosa, ma non buongiorno. Allora? Ma la caromiglia non deve pigliare. Sì, perché? Le scarpe, le grandi facce effetti. E si vede che stavi accanto, mi sono assuefatta anche alla caromiglia. La birra non mi fa più effetto. E fratelli dove? Ma sono nervosa. No! Io non pensavo che ero calato. Il test di gravidanza anche questo mese è negativo. Capirai, per due giorni, credevo fosse la volta buona. Amore, ma il test di gravidanza si fa con due giorni di ritardo, non con due giorni di anticipo rispetto al cibo. E io non volevo aspettare, continua a fare battute. Stavolta avevo fiducia nel tuo operato, ma vedo che è tutto tempo perso. Ancora questa storia dell'operato. Abbassa la voce che ci sentono tutti, facciamo brutta figura. L'abbiamo usato lo stesso e poi se la finiamo di scambiarci queste colpe a vicenda. Allora, ma scusa, vanno a fare la casa. Passano i negativi del matrimonio di ieri e dire c'è stato il videocassette del filmino che si devono dare. I sposi quando tornano vogliono trovare il servizio bello che è pronto. Ma come hai fatto a prendere questi impegni se abbiamo ancora tre matrimoni da lontano? Che ci vuole stasera, ci mettiamo da una parte tutta là. Ci fai una bella scuola. Damiano, ci vogliono 3 settimane di lavoro. E tu la settimana prossima ti sposi con Bella e te ne vai in viaggio di nozze con Bella e io rimango da solo mentre tu stai a divertirti con Bella. Non fosce, hai capito? Perché se legge tale quale la cazzimma con la quale dice la parola Bella ma dice a dove era mai? Io ultimamente mi ha già sta accorto maledetto tradito piacere. Era un che abbiamo tutte e quattro con una macchina. Che te la aspetta, Damiano? Damiano, è venuto il momento. L'anno zero. Devi avere un rapporto sessuale con me. Ti avevo. Damiano, un po' duro e chiuso, 10 anni di fidanzamento. Anzi, sai cosa ti dico? Te lo do per consiglio. Devi avere un rapporto sessuale con me. Ma che schifezze che consigli mai la gente? Ma magari, ma perché da mai dato un consiglio del genere? Da mai per esempio Cosimo, piglio un motorino e schiatta da un botto in bacio. Ma che esempio fai? Non vedo il nesso, scusami. Io ti consiglio di avere un rapporto sessuale con Bella e tu mi consigli di pigliare un motorino e mi schiatta un bacio a muro. Buona, e tale qua! Io non posso, ma c'è divertito! Basta! Damiano! La devi sfogliare! Che ne stai sfogliando Bella? Non trovi la sorpresa! Che sorpresa! Devi sfogliare Bella e esplorare il suo corpo nudo. Stai facendo troppo scemo, c'è capito? No, io non ho detto bisogno né di esplorare né di spogliare a Bella, perché io a Bella a saccia a me no. Ha già visto tutte le puntate di Quark, a saccia a me no. L'assietto? Sì, momento subito. Damiano, ho portato il catalogo del viaggio di nozze. Ah, ma il viaggio di nozze, ma avevamo già prenotato per il Messico, però, eh? E ho cambiato idea. Capito, però, noi avevamo dato anche pure l'acconto. E lo perdiamo. Ma paghi tu, sono soldi tuoi. Ma c'è zecca, sono soldi miei, soldi tuoi, ma perché, scusa? Allora, noi non facciamo la comunione dei tempi. Damiano, l'unica comunione, tu te la sei fatta 10 anni, con la candela in mano, eh? Ho deciso, vado in Egitto. Amore, come dici tu, però? Amore, basta, eh! Amore, basta, smettila di bere! L'acqua di bruttissimi lineamenti! Guarda qua, effetti istantanei! L'Egitto non è cosa. E poi, l'Egitto è pericoloso! E lo dico soprattutto per te, Per i rapitori di donne chiare! No, per i bracconieri! Ma che sono un animale! E fammi entrare! Benedetto, ma che ci fai tu qua? Se no, che se ti fa piacere vedermi. Ma quando mai in 5 minuti, in una mezz'ora, potrete di andare, Benedetto? Quando venivo di nascosto nel tuo studio l'accoglienza era diversa, tutta questa fretta non ce l'avevi. Benedetto, erano altri tempi, altre situazioni. Benedetto, insomma, tu da me che vuoi. Nonostante la tua insensibilità e la tua superficialità siano rinomate, credo che tu abbia fatto caso ad una cosa. Che cosa? Damiano, io sono in 5! Oh, merda, io pensavo che era nazista! Ho sapendo che sei venuto a fare, vuoi a me? Damiano, io sì, abbiamo... Cazzo, abbassa la voce! Abbiamo avuto la relazione! Che ragazzi, ma hai dato proprio questo tuo appoggio finale! Sorpreso! Non hai idea! Mi trovi diversa, vero? Sì! Ma... 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 Ma...
pallone è mio. Non è detto. Rallenta. Cosimo, Damiano non ti ha parlato di noi? Damiano? No. Quando tu mi lasciasti, io stavo male. Andai da Damiano per sfogarmi un po'. Ah, e si sfogare, Damiano? Ma chi è sta vogliona? E vabbè, se vuoi. Pensi che con te si può parlare, però? Era prima se ti dobbiamo fare delle domande. Sì. Perché tu, a quella ragazza, non la conosci? No, tu, quella ragazza, non te la ricordi? Ah? No. Non la colleghi a noi? No. Non la conosci? No. No, e c'è, buona. È evidente che mi stanno nascondendo qualcosa, no? Brava! Finalmente l'hai capito! Beh, sono in artecismo, capisci? Insomma, chi è essa? Secondo me, pensa che con te si può parlare, quindi io parlo. Non c'è sto cedendo! Non c'è sto cedendo! Non c'è sto cesso! Siamo qui riuniti, amici e parenti tutti! Stiamo solo! Siamo qui riuniti i parenti più stretti, che contano, cioè per unire il matrimonio Damiano e Bella. Due ragazzi commossi, speriamo di questo lieto evento. L'unione coniugale è un valore universale che certifica il fondamento della famiglia e si collega al mistero della vita stessa. Ah! La coppia e la famiglia in virtù del sacramento! Mi sono grosso perché se che lo sapevo schiuo, ma pure il suo